Quanto segue è tratto da alcuni vostri commenti su Canal 104 Plus Telegram. C'è una voce dentro di noi che urla. Lo fa più volte. Di solito si cerca di sopprimerla per far quadrare tutto, per essere in sintonia con gli altri, perché si crede che sia giusto essere uguali agli altri, anche se poi sotto sotto nel proprio intimo ti viene quel nodo alla gola, ma si fa di tutto per essere e rimanere in linea con la società. Così non si viene esclusi, così si è apprezzati per qualcosa e via di seguito. Ma quella voce urla sempre dentro di te, continuamente, come volesse uscire. Ma noi non siamo più nemmeno in grado di ascoltarla, se mai l'avessimo fatto. Siamo troppo impegnati a seguire la strada che tutti percorrono, senza neppure sapere dove si va, perché ce lo dicono gli altri. Questo è essere morti ancora prima di morire, perché così conduciamo una vita senza senso, senza porci alcuna domanda, ma solo per andare avanti. Avanti? Avanti dove? Verso il precipizio. E neppure lì ci si ferma, nonostante si riesca a vederlo, chiaramente. L'indottrinamento è riuscito. Pochi hanno e ascoltano quella voce, che non ha mai smesso di farsi sentire. Ma quando cominci a capire che tutto quello che hai vissuto è semplicemente una menzogna, una farsa di vita recitata da chi dirige la società degli esseri umani, allora non si può più tornare indietro. No, assolutamente, mai più, non si torna mai più indietro una volta scoperto l'inganno. Anche la più piccola delle bugie fa crollare tutto il castello di menzogne, perché se hanno mentito sul piccolo, su poco, con tutto quello che stanno combinando, sto parlando ancora di chi ci perseguita, hanno mentito e mentono su cose molto, ma molto più grandi. E si riesce a vedere, se si ha il coraggio di guardare veramente. Perciò un grazie di cuore a tutte le anime che ci aiutano a perseguire la strada della verità, senza urlarci contro, ma semplicemente sussurrandolo, perché abbiamo tutti una responsabilità, prima di tutto verso noi stessi, nello scoprire e perseguire questa strada, quella della verità, perché la verità ci rende liberi una volta accettata.